Benvenuti in un nuovo video. Oggi faccio un video haul sugli acquisti che ho fatto in questi giorni. Sono acquisti sempre di make up, questa volta mi sono buttata solo esclusivamente sul make up perché avevo bisogno di qualcosa e allora ho deciso di prenderla. Insomma, sono contentissima perché ho trovato cose che cercavo da un po'. Sono passata dalla Kiko, poi sono andata a Questapone e dal cinese. Allora, dalla Kiko è stato una, come posso dire, una rivelazione grandissima, perché c'è stata la promozione, dato che sta finendo l'estate e quindi finiscono le promozioni, le offerte. Allora la Kiko, insomma, ha messo una promozione sulla card online, insomma, che tu prendi 6 prodotti, quelli meno cari te li regalano, diciamo. È anche quella promozione vecchia che avevo già fatto anch'io. Sono contentissima perché sono riuscita a trovare cosine che avevo già visto, che non sono riuscita a prendere, e ho trovato anche cose che cercavo. E poi sono andata a Questapone e ho trovato anche una cosa che cercavo tantissimo, e dal cinese anche qua ho preso 2 cose dell'Astra. Allora inizio subito dalle cose, perché con la Kiko ho preso un po' di più, quindi vi faccio vedere le cose che ho preso da Questapone e dal cinese. Allora, dal cinese ho preso 2 cosine. Allora, ho preso un rossetto dell'Astra, questo qui, il packaging è così semplice, My Lipstick Astra, e il colore, questo color malva bellissimo, che adesso ho capito che cos'è il color malva, vedete, questo rosa con una punta di viola all'interno ed è stupendo, è semi matte, non è proprio matte, abbastanza lucidino rimane, però è molto bello, mi piace tantissimo. Sono veramente contenta di averlo trovato, perché nella mia collezione di rossetti non avevo questo color malva così intenso, insomma, molto bello. E poi cercavo la terra, dato che io ho quella terra della Free Age, non so se la conoscete come marca, io ce l'avevo da un po' di tempo, volevo finire quella, infatti c'è il buco, e allora ho deciso, intanto mi sono prevenuta e ho comprato questo qui della Astra, e questa qui era in offerta, ne era rimasta solo questa, se non mi ricordo male, perché ho guardato in mezzo alla roba e ho visto sta terra precisa, paccata. Mi è costata 2,49 euro, in verità questa qui costava 3 euro, l'hanno scontata di 1 euro. Il packaging è così, molto bello, e si presenta così la terra, matte, non è glitterata perché io la volevo proprio matte, opaca, ecco, insomma. E il colore è questo qui, vedete che forse l'hanno scontata perché vedete un pochettino qui si è schiggiata, però non importa, tanto alla fine non succede niente. Il colore è questo qui, adesso lo faccio vedere, questo colore qui, proprio terra, proprio quello che volevo, perché quella che ho io è questa, è sul marroncino, proprio sul marrone, invece quella che ho io è sull'aranciato, infatti dà l'effetto troppo, non mi piace l'effetto che dava. Allora volevo provare un'altra cosa e ho preso questa e mi sono trovata veramente bene. Ah, il rossetto è costato 2,90 euro. Poi sono andata a Questapone e anche qui ho fatto affari, tra virgolette, sono felicissima. Allora, intanto vi voglio parlare di un rossetto che ho qui, che ho addosso adesso, così matte, insomma, opaco, e che non me l'aspettavo che fosse così, sinceramente. Allora, è il rossetto 24 ore Power Extreme Long Lasting Lipstick della Deborah. Questo qui, packaging è così, è lo 01, e ce n'erano talmente tanti di questi che evidentemente l'hanno acquistato e ne erano avanzati un po', e allora nessuno, non faceva una fatica a venderli, ecco. Allora l'hanno messi a 1 euro, infatti questo qui in verità l'avevo visto tante volte che andavo a Questapone, costava 3 euro, costava 4 euro, io per un rossetto non mi pare il caso di spenderci 4-5 euro.
Allora ho aspettato che lo scontassero e alla fine era scontato proprio a un euro ed è stupendo questo rossetto, l'ho indossato adesso poco fa perché lo volevo provare e è stata una rivelazione. Praticamente quando lo metti è cremoso, senti che è cremoso, però si asciuga e diventa così matte, capito? Pare che c'ho un rossetto liquido, state quello che si è, quello uno transfer sembra, ed è bellissimo. Io ero un po' scettica perché qui dice che è long lasting lipstick, dice che è un rossetto 24 ore, che dura 24 ore, insomma, che dura tutto il giorno, infatti mo lo voglio testare. Vediamo come va, poi vi faccio sapere. Comunque sono contentissima. Se da voi lo trovate, io ve lo consiglio, insomma, se lo trovate. Ed è questo qui, bellissimo. Dopo ve ne parlerò un po' meglio su un altro video. L'ultima cosa che ho preso da questo sapone, e sono veramente felice, finalmente sono riuscita a trovarlo, perché tutte le volte che vedo i vostri video, i video, insomma, qualsiasi video di make up, usano questo correttore, e io ho detto lo devo provare pure io. Tutti dicono, ho visto molte recensioni positive su questo correttore, ho detto lo devo provare pure io, mi era venuta la voglia, alla fine l'ho trovato. Allora questo qui, intanto vi faccio vedere qual è. Sto parlando dell'anti-age, cancella età della Maybelline. Ormai penso che lo conoscete tutti, perché la maggior parte dei video che ho visto lo adorate, dite tutti che lo adorate, infatti lo voglio provare perché voglio adorarlo anch'io. E in regalo, in omaggio, ti regalano questa mascherina per la notte. Allora, il prezzo di questo correttore costava 8 euro, allora costava 10 euro qualcosa, scontato 8 euro. Io l'ho trovato a 5,90 euro, perché praticamente ti davano in omaggio questo qui, quindi evidentemente l'hanno scontato. Questa è la colorazione light, quello più chiara, però per me va benissimo perché tanto mi serve proprio per coprire le occhiaie, quindi non mi serve del mio stesso colore di pelle, mi serve chiaro per coprire le occhiaie, quindi è perfetto, sarà il mio tesoro. Adesso voglio vedere la mascherina insieme a voi. Eccola qua la mascherina, c'è scritto bye bye occhiaie, e la voglio provare, insomma, una sera prima di andare a dormire metto la crema, il contorno occhi, e poi metterò questa mascherina qui quando mi farò tipo la sera, non lo faccio sempre, però ogni tanto mi faccio la skin care, quella completa, e allora proverò questa mascherina e poi vi farò sapere se funziona il bye bye occhiaie. Non ho mai provato le mascherine sinceramente da notte, la voglio provare, sono contenta. E niente, questo qui è il correttore, ha la spugnetta che è sigillato bene, sarà brava. Tanto sicuro lo inizierò ad usare, infatti lo apro insieme a voi. Adesso bisogna capire come funziona, bisogna schiacciare, bisogna premere, non lo so. Dopo vedrò come funziona. Questa è la spugnetta. Volevo vedere il colore, sincera verità. Vabbè, dopo capirò come funziona. Che non so come funziona. Comunque ho visto tante recensioni su questo correttore ed è piaciuto tantissimo. Dicono che copre bene le occhiaie, anche le rughe, qui c'è scritto che copre anche un po' di rughette, io non ce ne ho tantissime, però se ne scappa fuori qualcuna lo userò anche per coprire i brufoletti, insomma. Quindi questo qui è l'acquisto più bello, tra virgolette, che ho fatto. Adesso passo agli acquisti della Kiko, sono contentissima ed emozionatissima. Questo è il pacchettino e ho preso 6 cosine, appunto. Allora vi faccio vedere, inizio vado random,
Allora, la prima cosa che ho pescato è questa matita di questa collezione qui, tipo dello sport, perché vedete c'ha il packaging. Il packaging è stupendo, penso che non lo butto via perché è bellissimo, ed è viola, azzurro, meraviglioso, e ha la palla da basket con il canestro. E ho preso una matita per gli occhi, per l'interno dell'occhio, dato che io ce l'ho grigia la matita per gli occhi, non ce l'ho nera, e allora alla fine sono riuscita a trovarla nera, questa qui. Questa è una matita normale, però non so se è automatica. Strano che non è. Ah no, sì, queste sono quelle che si temperano, sono di plastica però si temperano, insomma, che vedete qua sotto non gira. È così, la matita è nera, nerissima, e veramente sono contenta di averla trovata, perché ogni volta che vado alla Kiko cerco sempre le matite nere ma non le trovo mai in sconto. Questa qui, adesso vi dico i prezzi, ma penso che queste qui ormai a settembre penso che non le trovate più. Io ve li dico lo stesso, tanto ce l'ho qui lo scontrino. Allora, la matita Cajal, 2,90 euro. Poi ho preso però questa non l'ho pagata, perché era quella che costava di meno. Era quella che costava di meno e quindi me l'hanno regalata, ecco, insomma. Poi ho preso questo qui, sempre della stessa collezione, 3D Light and Glow Highlighter e Luminaire. Questo qui, packaging è così, della scatolina rosa, bellissimo. Anche questo non lascerò il prodotto dentro la confezione. Il packaging è così, penso che l'avete già visto, non so se qualcuno ce l'ha. Allora, l'avevo visto sul sito, lo volevo provare perché io sto cercando un illuminante. Dato che uso in verità quello che uso come illuminante, non è proprio un illuminante ma bensì un ombretto, dato che quello lì è semplicemente un ombretto, volevo provare un vero illuminante. Allora ho trovato questo dito in crema, che una volta che lo apro si sbella così. Praticamente ha tre tonalità, si possono usare sia tutte insieme e sia uno alla volta con il dito, quel pupastrello si va a prendere e si va a mettere, oppure tutto insieme così, e poi dopo in teoria c'ha la spugnetta dietro e insomma si va a sfumare. Adesso dopo vedo come posso usarlo, sia se userò la spugnetta o no. Comunque l'effetto è questo, che ve lo faccio vedere tutti insieme, non so se si vede perché ovviamente è un illuminante, però io non vedo che illumina, io non vedo tutta questa luce. A me pare più un blush che un illuminante. Infatti la cosa che è questa che mi ha deluso. Infatti l'ho provato là, però ho detto vabbè, è costato 3,40 euro, però ho detto vabbè, lo volevo provare, vediamo come viene, insomma. Magari lo metto sopra il blush, così fa più luce. E poi ho preso, finalmente sono riuscita a trovare un primer della Kiko, perché per me è quello per gli occhi, perché lo stavo cercando, dato che ho tanti ombretti della Kiko, mi piaceva fare, io adoro, non so, è una mia vista, ecco, non fate caso, adoro avere tipo tutte le cose di una marca, poi tutte le cose di un'altra marca. Non piace avere magari, cioè sì, ogni tanto uso quello di una marca, quell'altro di un'altra marca, però mi piace usare tutto della stessa marca, ecco, insomma. Allora ho trovato questo primer, che questo qui me l'hanno regalato, questo qui l'ho pagato, era quello con il prezzo più alto, ecco. Questo, il primer, è costato, anche la base primer costava 3,40 euro, però questa qui me l'hanno, questa qui l'ho pagata, ho pagato questa, dopo vi faccio vedere una piccola palette, e ho pagato il blush illuminante. Allora, il primer è così, vabbè, il packaging è quello solito loro. Io, fortuna che l'ho trovato così, perché l'altra volta l'avevo visto che c'era con i glitter. Cioè, questo no, è normale, una base normale. Il packaging è così. Io pensavo fosse bianca, fortuna invece è colorata. Eccola qua, vedete? Adesso la faccio vedere un po'. Non si vede perché ovviamente è della pelle, questa qui. Sono contenta, adesso lo voglio mettere subito all'opera.
tanto ce ne vuole pochissimo per l'occhio, non è che ce ne vuole tanto, infatti cerco di non consumarlo tutto. Sono contenta comunque di averlo trovato, perché anche questo era un acquisto che stavo cercando da tempo. Adesso vi faccio vedere, ho preso due ombretti. Allora, uno è della collezione normale, Yeshed, infatti questo non era in sconto, costava 2,90€, appunto era finita la promozione, prima costava 2€. E quando avevo comprato gli altri ombretti non ero riuscita a prendere il marrone, perché io adoro il marrone e sfumarlo sulla palpebra interna, all'interno della palpebra mobile. E allora sono riuscita a recuperarlo, insomma a riprenderlo. Allora, il packaging è il solito, sempre quello, e il colore è questo qua, è un marrone scuro, insomma marrone cioccolato, eccolo qua, questo qui che io cercavo, perché ne volevo uno matte. Infatti questo non c'ha i glitter, vabbè, perché adesso l'ho messo sopra l'illuminante, però non ha i glitter, è opaco, insomma è questo che cercavo, sono contenta un bel po' di averlo trovato. Poi ho preso un altro ombretto, che anche questo, quando l'ho visto sul sito, perché all'inizio l'avevo visto sul sito, però dopo il negozio non c'era, lo volevo prendere, solo che dopo una cosa o un'altra non sono riuscita a prenderlo più. Quando l'ho visto ho detto no, lo devo prendere per forza. Questo qui, adesso vi dico, subito, intanto vi dico il prezzo, questo qui l'ho pagato 3,40€, ed è questo qui. Questo qui ci farò il trucco per l'estate, per la fine dell'estate. Voglio fare un trucco acceso, perché l'avevo già in programma di farlo, e userò questi due colori qui. Questi qui sono i colori che mi attiravano di più rispetto agli altri. Allora, il packaging è così, semplice, e i colori sono questi, se riesco ad aprirlo. I colori sono questi qui, ve li faccio vedere. Sono questi qui. Questo è il blu, guardate che spettacolo. E questo è il viola. Cioè, se più accesi di questi, non so. Veramente mi piacciono tantissimo, ma tanto tanto tanto. Il viola e il verde, un verde azzurro, ecco, molto molto bello. E con questo ci farò il trucco per l'estate. Non vedo l'ora, insomma, di farlo. Adesso cercherò di farlo il più presto possibile, perché io ho già in mente un altro trucco da fare. L'ultimo pezzo, che è il pezzo forte, diciamo, sono contentissima di averlo trovato. Anche questo è un pezzo che cercavo da tantissimo, e sto parlando della palette della Rebel Romantic. Praticamente quando l'avevo visto non c'aveva lo sconto e non sono riuscita a prenderla. Adesso questa qui è la cosa che mi è costata di più di tutti, 6,40€ mi è costata. E il packaging è bellissimo, è come il rossetto, stessa morbidezza, ecco, vellutata, così. C'è scritto Reckless Spirit Eyeshadow Palette. Allora, il packaging di questa palette è così ed è bellissima, la adoro e mi piace veramente un bel po'. Volevo prendere anche il blush, ma non sono riuscita a prenderlo, prenderò quando ricapiterà un'altra volta, non ricapiterà più però. Allora, dentro è così, c'ha lo specchietto e i colori sono questi qui, adesso ve li faccio vedere, c'ha il pennellino e i colori sono questi qui, e questi qui li adoro questi colori. C'è il nero, il top chiaro, un rosa antico e un rosa carne. Cioè, con questo ci fai tutto un trucco completo, ed è bellissimo. Lo specchietto mi piace tantissimo, perché si vede un bel po', vedete, lo specchietto è grande, insomma si vede tantissimo, mi piace tantissimo. Questo è il pezzo forte, diciamo, di tutto quello che ho comprato, e non me lo aspettavo, perché pensavo di non trovare niente, perché dico, tanto ormai è finita la promozione, allora ciao. Invece no, quando sono entrata
ho letto palette, ho detto che bello, l'ho trovata finalmente. In verità ero stavo cercando la palette, quella di correttore, blush e illuminante della, come si chiama, di quell'altra collezione che avevo preso, la palette su internet, però purtroppo non c'era più sia nel sito e immaginavo che non c'era neanche nel negozio, però non fa niente, sono contenta comunque sia di aver comprato tutte queste cosine. Il video è finito, spero che vi sia piaciuto, che vi abbia dato qualche idea per i vostri acquisti. Se il video vi è piaciuto, mettete un bel pollicione in su, commentatevi e iscrivetevi per non perdere i nuovi video. Io vi saluto, alla prossima, ciao a tutti.